Siamo a Piedimonte Matese, una location davvero suggestiva. Mi faccio aiutare da Annalisa. Perché ci troviamo qui? Allora, ci troviamo qui perché stiamo registrando il videoclip del nostro inedito Passio, che è il brano con il quale noi parteciperemo al Sanremo Christian Music Festival del 2023, di quest'anno, che è la seconda edizione. E, nello specifico, per problemi logistici e tecnici del contest, ci è stato chiesto poi di andare in una versione ridotta, quindi nello specifico saremo solo io e Enzo a rappresentare tutto il gruppo, però in sede del festival. Ovviamente per le riprese del videoclip invece siamo tutti riuniti qui per effettuarle. Benissimo, dicevi a Sanremo sarai con Enzo, quindi rappresenterete Nova a Sanremo. Manca pochissimo, immagino che l'adrenalina è già tanto alta. Come vi state preparando a questa partecipazione, che comunque è una cosa che Nova merita anche dopo un po' di anni? Sì, in effetti tu sai che diciamo Nova tra le sue origini da anche esperienze che risalgono a molti anni addietro, quindi diciamo che questo forse è il coronamento di un percorso che abbiamo iniziato un po' assieme. Sì, e in effetti sì, ci stiamo preparando nel senso più ampio del termine, perché la preparazione vera e propria è avvenuta in sala prove, in sala di registrazione, quindi il brano è come dire, ormai esce in automatico. Per noi, diciamo, sarà diverso restare sul palco da soli, perché non avremo la band che ti supporta dietro, per cui sai, ci si guarda fra di noi e ognuno sa già che cosa sta facendo l'altro. In due ti senti un po' più solo, però ce la faremo, insomma, non sarà un problema. Passio a Sanremo, parlavamo di emozioni doppie, tra l'altro è un brano scritto da voi, state lavorando ad un nuovo disco di brani inediti, quindi ha un significato veramente profondo per l'intero gruppo. Assolutamente sì, in effetti i brani nel disco saranno 10 più un reprise e ti posso anticipare che ci sono parecchie sorprese, ci sono anche parecchie collaborazioni, abbiamo anche una cover di Cronaca Bianca, questo lo possiamo dire, del Gen Rosso, in cui ha suonato anche un nuovo amico di Nova, che è Nando Perna, ex tastierista del Gen Rosso, che ha prestato anche qualcuna delle sue tastiere proprio per Passio. Come avete reagito quando avete saputo la notizia di essere stati selezionati? Lo stupore, ovviamente la felicità, perché comunque in qualche modo il duro lavoro di tanti anni nascosti ci permetteva di tirare un poco la testa fuori dal sacco, insomma, di farci conoscere. Perché ancora non conosce Nova? È un gruppo composto da quante persone e siete anche persone provenienti da diversi paesi. E poi che cosa vi accomuna? Guarda, intanto ci accomuna un'amicizia fuori dal comune, passami il gioco di parole. Ci conosciamo da tantissimi anni. Mi viene da dire che ci accomuna anche la sofferenza, nel senso che ognuno di noi ha avuto qualche esperienza negativa nella vita che ci lega e ognuno di noi effettivamente viene da paesi diversi, quindi è difficilissimo ritrovarsi, addirittura vivo a Roma, quindi per me è pure peggio in un certo qual modo. Però ti assicuro che non ci pesa, siamo questa dozzina di pazzi in libertà che ancora provano un piacere dell'anima a ritrovarsi assieme per fare musica, e musica cristiana in particolare. Annalisa, facciamo i nomi di chi compone questo gruppo e magari mi dici anche il ruolo. Allora, lui, papà, mio padre, c'è tutta la mia famiglia praticamente. Per chi non lo conosce, ha un nome e cognome. Franco Biondillo ed è il bassman, il bassista del gruppo ed è il presidente. Antonio Biondillo, che è cantante e corista del gruppo. Davide Santiglia, che è uno dei nostri due batteristi. Io sono cantante e corista, Annalisa Biondillo. Poi abbiamo Enzo Maiello, che è il nostro chitarrista e come dire, tutto fare anche a livello pure organizzativo, il jolly. E poi lui, Mario Rapa, che è il nostro secondo, non diciamo secondo perché noi li abbiamo tutti e due, all'occorrenza chi c'è lavora con noi. E poi abbiamo Umberto Sorrentino, che è il nostro pianista, e Dino Mastroianni, che è il nostro tastierista.
E non solo, ci sono anche altre persone, giusto? Sì, sì, qualcuno oggi per problemi di salute e qualcuno che invece è anche andato via, che ha preso parte alla registrazione. Abbiamo ancora Raffaella Piantadosi da nominare, che è un'altra cantante, sia solista che corista. Poi Jessica Mele, che è andata via poco fa per motivi di lavoro, che è un'altra nostra cantante e corista. E poi abbiamo la ballerina Angela Barbiero, che per motivi di salute oggi non poteva esserci. Ultime due domande sul gruppo. Quando nasce Nova? Questa sarebbe una domanda che andrebbe fatta al signore là in fondo, in effetti. No, ti lascio a te. Però lui non risponderà. Allora, Nova nasce circa 12 anni fa, dalle ceneri dell'allora forse Progetto 1, ma neanche, per un grave problema che ha, diciamo, afflitto Dino e l'altro chitarrista, Domenico Mastroianni, che vorrei nominare perché ha preso un momento di pausa dall'avventura con Nova, però ha collaborato comunque con noi nel disco. E purtroppo tutto è nato a causa della morte prematura per una gravissima malattia di Marianna, la moglie di Dino. E il marito, in un impeto d'amore che io sinceramente non ho mai visto, volle organizzare un concerto a un anno dalla morte della moglie per ricordare la moglie, riproponendo i brani che gli piacevano quando era in vita. Tutto è partito da lì. Doveva essere un concerto una tantum, lasciarci subito dopo, e invece cominciarono ad arrivare richieste: ah, ma io non ho potuto partecipare, voglio rivederlo, quando lo rifate? E tutto è partito tutto là, insomma. Prima parlavamo di amicizia come collante dei Nova, ma ci sono anche altri sentimenti, valori che uniscono il gruppo. Siamo in chiusura, ovviamente facciamo un in bocca al lupo a tutti quanti voi e ci rivediamo dopo la partecipazione a Sanremo, perché comunque vada sarà sempre un successo. Annalisa, altri valori che vi uniscono e vi fanno ritrovare ogni volta? Anche il piacere di rivedersi nel fare una prova, oppure non so, canticchiare insieme qualche melodia che può finire in un vostro brano, che cosa vi unisce? Poi la musica è, diciamo, una valvola di sfogo che noi usiamo tutti quanti, per la famiglia, chi per il lavoro. Ritrovarsi è sempre quel momento di piacere, di gioia, durante il quale poi sicuramente rilassarsi, mettere sicuramente in piedi poi anche idee per scrivere nuovi brani, con la speranza che dopo l'uscita di questo CD riusciamo, il nome di Nova, insomma, inizia ad essere conosciuto. Per 10 anni tu ci conosci, siamo stati nel nostro, chiusi. Volevi aggiungere? Sì, volevo aggiungere che doverosamente volevo citare, insomma, un po' le persone che ci stanno aiutando a realizzare questo sogno. In primis voglio citare il buon Gianluigi Farina, che è il nostro arrangiatore, che poi è il Deus Ex Machina, che sta proprio, ci ha fisicamente presi per mano, poi dopo lo prendiamo per mano pure a lui e lo buttiamo dall'altro lato delle telecamere. E poi volevo ringraziare Leonardo Riselli, che è l'ingegnere del suono che collabora con noi in studio. E così anche il buon Dante Occhibove, che è stato tanto paziente insieme a Igor Cappabianca, Paola Cappabianca, Giuni Riselli, insomma un po' tutte le persone che hanno lavorato con noi anche sul set, perché qui siamo sul set fisicamente nel backstage dell'allestimento del videoclip ufficiale di Passio.